Lunedì 7 gennaio 2019. Memoria di San Raimondo de Panfort. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Dio, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Egli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per assaggiare se provengono veramente da Dio. Perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito viene, anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto costoro, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Essi sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo, e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Dal Salmo 2. Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli. E ora, siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore, e rallegratevi con tremore. Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.